E se si fosse candidato Stefano Pellegrino, oggi non ci sarebbe la candidatura di Massimo Grillo? Stefano Pellegrino è una ottima risorsa e spero che possa esserci vicino nella campagna elettorale. L'evoluzione del quadro politico di questi ultimi mesi, di queste ultime settimane, non si può, diciamo, leggere o analizzare in maniera retrospettiva. La mia candidatura è nata improvvisamente dopo le primarie del Partito Democratico e perché Marsala vive anche una povertà politica. Stefano poteva essere una buona risorsa e certamente è una delle espressioni che va coinvolta. Per quanto riguarda invece tutto il resto dei candidati, questa incapacità dei candidati di avere un tessuto forte, non soltanto di aggregazione, ma anche nella loro personalità, fa tanto perché Massimo Grillo possa pensare di diventare veramente il sindaco di questa città? Marsala ha bisogno di valorizzare tutte le migliori risorse che ci sono. Io sono l'espressione dell'esperienza, l'espressione di chi può fare il sindaco, ma abbiamo bisogno anche di liberare queste energie, ripeto, che sono state soffocate e che sono certo potranno rappresentare, nel caso del risultato positivo che noi auspichiamo davvero vicino e possibile, potranno rappresentare la classe dirigente di domani a Marsala. Sempre insieme con Massimo Grillo, fedeli e amici. È una cosa bella perché la fedeltà e l'amicizia sono due componenti importanti dell'umanità. In questo momento a Marsala a sostenere Massimo Grillo, e in che modo lo sosterrà? Soltanto come amico, componente di coalizione, eccetera, oppure anche pensando di dare un contributo fattivo all'interno di un assessorato? Quindi... No, guarda, che io sono amico di Massimo Grillo lo sanno tutti, che tutte e due abbiamo costruito un pezzo del nostro percorso politico assieme è un dato assolutamente oggettivo, che poi abbiamo avuto una visione diversa della politica è un dato, come dire, anche questo vero. Io però non sono qua perché sono amico di Massimo Grillo, io non ho pensato di condividere la candidatura di Grillo perché andiamo a caccia o a pesca assieme, io l'ho fatto perché ritengo che Grillo nello scenario politico che si è determinato a Marsala sia la candidatura più autorevole che serviva a questo territorio. E io credo che Grillo sia tale non solo perché è un amministratore capace o perché ha dimostrato di sapere governare alcuni percorsi politici, ma perché sa bene che senza la condivisione della coalizione non si va da nessuna parte. Ragione per la quale l'UDC si assume l'onere di governare un percorso e l'onore di portare anche i risultati. Ma Grillo pensa di riformare il Partito Democratico pensando che Marsala, come sempre, non è in linea con il Partito Democratico Nazionale? Cioè, come sempre, nel senso anche questa volta. Beh, a me non piace parlare del Partito Democratico. Il Partito Democratico può fare quello che vuole. Il Partito Democratico, piuttosto che un partito, è una coalizione, ma dovrebbe essere governato con una coalizione. Una coalizione, una vera coalizione, quando si prende il meglio delle idee e poi si fanno diventare sintesi. A me non sembra che lo faccia e comunque non mi interessa quello che fa il PD, mi interessa quello che fa il mio partito e quello che a Marsala il mio partito può fare al sindaco. E noi riteniamo di essere determinanti politicamente e riteniamo di poter con Grillo aiutare Marsala a diventare quella che era un tempo. Noi abbiamo una nostra identità e chiediamo in maniera particolare alle migliori risorse del Partito Democratico, ce ne sono tante in questo momento che sono in religioso silenzio, di avere il coraggio per liberare queste energie e metterle a disposizione della città di Marsala. Sarebbe un peccato. Noi ci impegniamo a fare una cosa, per quello che mi riguarda, ad agevolare la nascita di una nuova classe dirigente anche del centro-sinistra, oltre che dell'area moderata. Si pensava anche a una candidatura dell'avvocato Ruggeri, ma probabilmente poi anche questa apertura di Massimo Grillo ha fatto pensare di convogliare su di lui, amico storico da sempre, anche se poi ci sono stati dei momenti in cui vi siete separati, però come si dice, l'intelligenza vuole che ci si rincontri, che ci sia capace di ritrovare il dialogo, e questo naturalmente c'è stato, ma vorrei
vorrei comprendere che cosa sta accadendo all'interno dell'area del centrodestra. Abbiamo parlato tanto dell'area del centrosinistra durante la conferenza stampa, ma nell'area del centrodestra cosa accade? Perché c'è questo scollamento e questo distaccamento? Come mai molti stanno fuoriuscendo? Allora, intanto questa è una competizione elettorale che vedrà contrapposte delle coalizioni, quindi è chiaro che bisogna stare insieme. Non si può pensare di essere sempre i primi della classe, bisogna avere l'umiltà di mettersi al servizio, in questo caso della città e intanto di una coalizione. Si è parlato di me, non ci sono state le condizioni, devo rendere atto a tutti che ci abbiamo provato con molta serenità, non ho mai detto che sarei stato candidato, semmai che ho dato una disponibilità a valutare, e poi al sindaco non ci si candida, si viene candidati. Massimo Grillo ha avuto la capacità, la convinzione, la determinazione di portare avanti una politica di coalizione, di far tornare al centro la politica. Ci siamo ritrovati dopo anche anni, ma comunque con una militanza alle spalle comune e con buoni risultati. Forza Italia, il centrodestra, credo che in questo momento sia piuttosto in difficoltà. Prova ne è che io ne sono uscito alcuni mesi fa, il gruppo che fa capo e riferimento all'ingegnere Francesco Trovato è andato via da Forza Italia già da alcune settimane, ora anche Enzo Domingo ha capito con un po' di ritardo che Forza Italia non era la casa giusta per persone che guardavano avanti, non per ambizione personale ma nell'interesse di questa città e di questa provincia. Marsala non può essere soffocata da scelte che provengano da altre città e per altri versi portate avanti. Credo che molto dell'elettorato di Forza Italia sia già con Progettiamo Marsala e con altre liste moderate che sono a fianco di Massimo Grillo, e ritengo che questo centrodestra sarà presente davvero a fianco a Massimo Grillo. Marsala ha bisogno di un sindaco, ha bisogno di esperienza, ha bisogno di competenza, ha bisogno di affidabilità, ha bisogno di garanzia, anche di moralità. Io credo che la mia vita che parla, io non prometterò di essere diverso da quello che sono stato. Io sfido a incontrare tantissimi politici nelle nostre realtà locali che hanno rinunciato allo status di parlamentare per una ragione ideale forte, per difendere la legalità e la trasparenza. Io sfido a trovare delle persone che oggi siano in grado di poter fare il sindaco dimostrando di avere il necessario distacco dal denaro che oggi provoca la reazione da parte di tanti cittadini nei confronti della politica. Allora, c'è anche Domingo che è fuoriuscito da Forza Italia, aveva una lista già pronta, forse due, che è successo? Ma stavo lavorando su un progetto, avevo dato la mia disponibilità, a un certo punto non conosco i motivi per cui sono stato degradato e allora ho cercato subito di guardarmi attorno. Ho avuto il piacere di essere a colloquio con Massimo Grillo proprio qualche giorno fa e mi ha convinto immediatamente, perché il suo progetto, che mette al centro la città di Marsala, equivaleva a quello che era il mio progetto. Pertanto, meglio che, non ha importanza il ruolo, è importante mettere al centro la città di Marsala. E Massimo vuole fare questo e allora mi ha chiesto di affiancarlo e io con molto piacere, onoratissimo, perché in politica sono entrato quando... Lei spera di fare l'assessore? Assolutamente, non è un problema, non è nel mio programma. Se mi dovessero dare questo incarico cercherò di svolgerlo nel migliore dei modi, ma non per questo ho affiancato Massimo Grillo, l'ho affiancato perché ha sposato lo stesso progetto che avevo programmato io, cioè quello di mettere al centro la città di Marsala, e noi su questo dobbiamo lavorare tutti, perché Marsala è una grande risorsa, Marsala ha grande potenzialità, se riusciamo a farla esplodere tutti assieme facendo squadra attorno a Massimo Grillo, io sono dell'avviso che siamo sulla strada giusta, ma soprattutto perché bisogna tornare alla politica vera, quella politica che possa veramente unire, coniugare e produrre e a ottenere risultati, e Massimo ha questo progetto, ha questo programma e io lo sposo in toto e sono felice oggi di essere qua perché finalmente posso tornare a parlare di politica vera, ma soprattutto con il cuore della mia città, risolvere i problemi della città di Marsala, aumentare quello che è la possibilità di programmazione, perché Marsala, ripeto, purtroppo mi ripeto ancora, ma ha delle grosse potenzialità e queste potenzialità devono essere fatte esplodere, e il progetto e il programma di Massimo Grillo è
ha questa intenzione, quindi Forza Marsala. È una coalizione molto forte, molto grande, che è destinata ad allargarsi ancora su una convergenza di carattere programmatico. Io sono davvero ottimista, credo che a partire dalla nostra identità di moderati potremo agevolare la nascita del nuovo Partito Democratico e della nuova area moderata di questa città che per troppi anni non è stata attenzionata. L'avvocato Antonello Parrinello, amico trentennale di Massimo Grillo, in questo momento impegnato anche con una propria lista nella campagna elettorale per appoggiare questo progetto per Marsala. Sì, ho provato pure emozione nel sentire Massimo Grillo nuovamente, vederlo in prima linea, sentire il suo modo di fare, il suo modo di ragionare, e francamente tuttora sono emozionato. E finalmente si è sentito parlare di politica. E Massimo ha fatto un discorso politico dicendo che da anni qui in questa città non si fa più politica, ma la città è stata caratterizzata da scontri personali, ha parlato di scontri economici, scontri politici che hanno portato Marsala nello stato in cui si trova. Ora siamo impegnati in questa la scelta del candidato sindaco Massimo Grillo non è una scelta inventata, non è una scelta occasionale, è il frutto di una lunga e meditata valutazione fatta tra vari partiti e liste civiche, e alla fine diciamo Sicilia Democratica si è fatta convincere facilmente nel scegliere il Massimo Grillo, perché ha visto in Massimo Grillo delle caratteristiche che si sposano benissimo con i principi del nostro partito, un partito riformista, autonomista, cattolico, che si ispira proprio alla dottrina sociale della Chiesa e al cattolicesimo democratico. Colgo l'occasione per ricordare il suo fondatore, che è l'onorevole Lino Leanza, che purtroppo in questi giorni è stato colpito da un malessere fisico, per cui lo voglio ricordare e salutare affettuosamente, perché lui è la mente e l'ispiratore di questo partito. Per cui dicevo che sia la persona di Massimo Grillo, sia il programma su cui ci si sta lavorando e stiamo lavorando insieme, sono sicuro che saranno un cocktail vincente per la città e che sarà determinante per far uscire Marsala da questo stato di default, di povertà di cui parlava Massimo, in cui tuttora si trova. Tre qualità per il sindaco che veramente serve a Marsala. Esperienza, competenza e affidabilità politica e morale.